Rieccoci per la prima volta, perché insomma non si era mai visto solitamente in questa pillola del mattino, il caffè di Casalotto che poi va in replica poco prima di pranzo. Vedete sempre Marco insieme a me o insieme con Arianna, e adesso invece c'è l'io. Ciao Sheila, ben ritrovata. E allora, nuova pillola di Casalotto proprio per gli ultimi aggiornamenti, per le ultime informazioni, e di conseguenza questa assolutamente è una brevissima pillola per tenervi sempre al corrente appunto delle nuove frequenze. Ci saranno un paio di notizie, ed è chiaro che comunque ancora una volta noi diamo sempre il buongiorno a tutti voi con Casalotto Caffè. E allora Sheila, puoi partire anche per quanto riguarda il tecnico di questi 10 minuti. Esatto, allora, dato che con te non l'abbiamo mai vista la griglia insomma aggiornata delle varie regioni, ce la guardiamo per la prima volta insieme, anche se questa è già da diverso tempo insomma che la mostriamo, dove dall'8 marzo 7 Gold è passato in canali diversi nelle varie regioni. Per esempio in Piemonte è passato al 10, da noi e in Trentino, in Friuli al 13, poi è passato in Veneto invece al canale 15, l'Emilia Romagna invece 7 Gold è andato al 12. Abbiamo ancora alcune regioni nella seconda pagina, seconda grafica, ecco qua. Marche 15, Molise 78, Abruzzo 78 anch'esso, la Puglia che mi chiedevi, eccola qui, l'84, poi dal 20 aprile, quindi insomma adesso, la Calabria, anche lei nell'84, e anche qua, tra fine mese, insomma manca poco ormai, Sicilia, canale 15. All'appello mancano ancora alcune regioni che speriamo insomma entro la fine di aprile di riuscire ad averle, a potervele dare. Ancora qualcuno scrive che 7 Gold ha difficoltà nel ritrovarlo, è vero? Sì, è vero, purtroppo. È vero, molte persone scrivono appunto che non riescono a prendere le nostre frequenze, quindi questo è l'aggiornamento per quanto riguarda questo momento, diciamo questo mese d'aprile. E è chiaro che comunque ci saranno ancora degli aggiornamenti estremamente importanti per quanto riguarda il poter risintonizzarvi con noi, con 7 Gold. Ma è chiara anche un'altra cosa: provate più volte a risintonizzare la vostra televisione, perché è chiaro che magari anche al secondo o terzo colpo riuscite a riprendere 7 Gold. E poi il nuovo decoder o nuova televisione, se proprio non ce la farete, chiamerete l'antennista, perché comunque o di Riff o di Raff dovete tornare a rivedere comunque 7 Gold. E queste sono appunto le ultime novità per quanto riguarda le frequenze, e quindi se proprio non riuscite a vedere 7 Gold, comunque a vedere Casalotto, c'è sempre il web che vi può aiutare proprio nel ritrovare Casalotto. È vero, almeno nelle serate di estrazione alle ore 20 c'è YouTube, e quindi almeno lì la diretta la potrete vedere. Comunque ragione Lio, provate ogni tanto, perché da un giorno all'altro magari farà differenza e magicamente 7 Gold ritorna sul vostro televisore, a volte magari senza dover addirittura mettere il decoder. Fatta la parte diciamo quella istituzionale, adesso andiamo nelle notizie. Appunto, ne abbiamo due per riempire questi 6 minuti, perché 10 minuti volano veramente. Il rebus, in quanti ci giocavano questo gioco che consiste, mamma mia, nell'indovinare delle frasi rappresentate da delle cose, da cui il nome latino appunto, che significa la parola cose, è un gioco che entra in voga, è vecchio, nella metà del 1500. Aspetta. Leonardo da Vinci era un appassionato creatore di rebus, e che arriva ai giorni nostri grazie alla onnipresente settimana enigmistica. Il rebus statico, quello più semplice, mette insieme semplicemente le parole una dietro l'altra; il rebus dinamico, più difficile, mette in relazione le parole da indovinare tramite aggettivi o verbi. Alcuni sono veramente difficili, altri insomma un po' più semplici, dipende dalla facilità o meno
del gioco. Io ci provavo, Beh, guarda, è vero. Però è incredibile, è bello, Sì, sì, è un passatempo veramente fantastico, chiaramente per tutti coloro che sono appassionati e amano questo tipo di gioco. Come tu hai detto, Sheila, ci sono dei rebus che sono veramente difficili, difficilissimi, e degli altri rebus che proprio con un colpo d'occhio riesci a risolvere appunto la parola. Di conseguenza è un bellissimo gioco a parer mio, naturalmente per quanto riguarda questi giochi di intrattenimento, del resto un po' come le parole crociate, e sicuramente molte, ma molte persone che appunto hanno del tempo, anche quando si è al mare, quando si è in ferie, in vacanza, comprano sempre quei giornali, uno famosissimo, La Settimana Enigmistica, che trovano rebus, parole crociate e tanto altro, naturalmente, per tenere sempre in allenamento la testa, la memoria e la mente, ed è sicuramente un ottimo passatempo. Guarda, stavo provando così velocemente, ma mi passano troppo veloci i fumetti e non riesco. Ma tu pensa la genialità di chi li fa, i disegni, i fumetti, e poi guarda che ragazzi, ma ce ne vuole, quindi complimenti a chi riesce a risolverli, ma soprattutto a chi li crea, perché non è, insomma, non è facile. Allora, cambiamo argomento, le piante di questo mese di aprile, devo capire l'accento dove va, perché le mandorle sono buonissime come le noci, fanno bene, ma tu lo chiameresti il mandorlo o il mandorlo? Mandorlo. Tu? Facciamo che... Mandorlo? No, la pianta di mandorle, ecco. Mi suona meglio che il mandorlo. Il mandorlo, scusate, ma non mi suona. Comunque, è tra gli alberi. Autore? Ma anche il mandorlo, autore. Lo so. Mandorla. Mandorlo. Mi piace più dire la pianta la pianta delle mandorle. No, vabbè. Siamo stati cazziati. Il mandorlo, è vero. E comunque tra gli alberi da giardino è quello che vanta maggiore diffusione. Si adatta facilmente alle condizioni climatiche delle regioni, dal clima mite della nostra penisola, e con la sua candida fioritura incanta tutti, è vero. I fiori di mandorlo. Sì. I dedicati fiori possono avere anche leggere sfumature di rosa, annunciano l'arrivo della stagione più attesa da tutti gli appassionati di giardinaggio, e non solo, trasformano la chioma in una grande nuvola che fa sognare con la sua impareggiabile eleganza. In Sicilia sono tante le manifestazioni a partire dalla fine di marzo che hanno come protagonista il mandorlo in fiore, beh, anche in Sardegna. La pianta di mandorla è meravigliosa, oltre che essere buona la mandorla, certo, anche cruda, anche non secca, proprio mangiarla fresca, sbucciate, mangiarla come le noci fresche, mamma mia, come che buone. Le noci fresche. Oh, adoro. Ma devo dire una cosa per quanto riguarda la pianta del mandorlo, che è sicuramente bellissima, poi quando inizia la fioritura, quindi nel mese di marzo, verso la primavera, iniziano le fioriture di questa pianta, del resto come di tutte le altre piante, si assomiglia un po' anche alla pianta del pesco. È vero, infatti, bravo. La pianta del pesco ha fiori rosa, come tu hai detto, Sheila, spesso e volentieri vediamo qualche pianta di mandorlo con dei fiori che tendono al rosa, ed è facile confondere appunto queste due piante, ma io le trovo semplicemente due piante fantastiche, perché oltre a questi buoni e preziosi frutti ci regalano in primavera queste fantastiche fioriture, che in qualche modo non ti possono non toccare dentro, no, vero, se ami la natura, no? Poi come le noci hanno due strati, ora che arrivi a mangiarla, hai la buccia, poi hai la parte dura, il nocciolo, come si chiama? Il guscio, e poi dentro, ecco, la sorpresa come le uova di Pasqua. Buone le mandorle. Nelle insalate, in cucina, nelle torte, certo, nei dolci, insomma, va bene, fanno bene le mandorle, frutta secca, non tutta, ecco, non esageriamo con tutta la frutta secca, perché alcune sono un po' troppo dolci e caloriche. Pochi secondi, Lio, grazie.
ci si vede tra poco in diretta, dove lì potrete parlare dei vostri consigli almeno alle 14:30. Certo che sì, allora sempre alle ore 14:30 e alle ore 20 per quanto riguarda le informazioni. Io ringrazio te Sheila, ringrazio tutti voi e mi raccomando, continuate a ritentare di aggiornare la vostra televisione per rivedere 7 Gold. Grazie Sheila, ciao. A te, ciao, ciao, a tra poco in diretta, ciao.